Ciao e benvenuto nel mio laboratorio. Oh, bene, cosa parliamo oggi? Oggi parleremo di legni. Cominciamo questo excursus sulle tipologie e le loro caratteristiche. Però prima di cominciare lasciami dire due cose. Innanzitutto grazie per tutti i commenti che ho ricevuto e delle belle parole che avete speso per me. Per questa mia idea che mi è venuta voglia di approfondire insieme a voi. Scusami se sono sempre un po' impacciato davanti a una telecamera, ma è così, fin quando non mi passa dovrete sopportarmi un pochettino, perché ogni tanto mi fermo, mi blocco, mi introppo, però io sono così, nature. Non ho niente di scritto, non ho nulla di preparato. Ho preparato giusto qualche tipo di legno e sto andando veramente a braccio, così come faccio abitualmente in modo molto amichevole. Quindi posso dirti, se sei la prima volta che guardi questo video, iscriviti al canale e commenta se ti fa piacere, così avremo modo di migliorare sempre più questo bel percorso che ho intenzione di fare insieme a te. Bene, parliamo subito di una tipologia di legno che l'ha fatta un po' da padrone in questi ultimi anni, diciamo dagli anni 80 fino ai giorni d'oggi. Qual è questa essenza? Questa essenza è l'ajus. È un legno africano. Solido, è un legno solido che si attesta intorno, adesso parlo un po' tecnico, si attesta dai 450 ai 550 kg per metro cubo, perché è l'unità di misura che adottano per fare queste valutazioni, e ad un grado generalmente di umidità, quindi di conservazione e dessiccazione, dal 15% al 20-25%. Questo legno ha la caratteristica di avere una tramatura abbastanza grossolana e una fibra abbastanza rettilinea, anche se qualche volta può essere intrecciata tra di loro, con le fibre molto vicine tra di loro. E questa loro caratteristica fa sì che si possa avere determinate caratteristiche che adesso ti andrò ad elencare. Io adesso mi avvicino alla telecamera per farti giusto vedere le fibre come sono sottili e ravvicinate. Tutte le fibre si può scorgere che possono creare tra di loro una fibra quasi unica, però nell'insieme da questa compattezza. Adesso ti faccio vedere. Allora, ti faccio vedere innanzitutto dal lato di costa com'è. Vedi che è abbastanza, come dire, abbastanza grossolana, vedi? E invece dalla parte dove si usa abitualmente, vedi le fibre come sono piccole, piccole, ravvicinate, che poi se le guardi nell'insieme possono dare adito a una fibra unica, vedi? Quindi sono tante fibre, vedi? Tante fibre che se tu le guardi poi dai un colpo d'occhio, una visione un po' più ampia, possono creare una fibra più uniforme, e questa è la sua caratteristica principale. Allora, che dire per la giocabilità e per le caratteristiche per il tennis tavolo, quindi quello che può produrre questo tipo di legno. Ah, essendo un legno abbastanza solido, nonostante tutto, ha un tocco di palla decisamente morbido. E quindi l'impatto sulla palla risulta proprio ovattato, morbido, pastoso.
E questo perché? Perché il tempo di permanenza della palla sul legno è ampio, non è diretto come tanti legni duri che rimbalzano e scappa via. Qua riesci a trattenere il tempo utile per poterti far apprezzare un po' di più il sentire la palla, quindi avere un controllo maggiore, quindi dà più tempo per controllare, cosa che non fa un legno immediato o tendenzialmente lo fa meno. E quindi questo è un aspetto molto 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 apprezzato, direi. Cosa in termini funzionali cos'è? Che questo qua generalmente è un nucleo, quindi è un centro e serve per questa tipologia dà molta struttura al telaio poi nell'ambito della sua finalità, quindi ha il telaio completato con un centro di aius dà molta stabilità, quindi è un legno bello corposo. E quindi la sensazione che ti dà è un legno poderoso, anche se il suo impatto di palla risulta poi alla fine, a tutti gli effetti, morbido. Questo può sicuramente aiutarti a far capire che questa tipologia di legno, se sapientemente abbinata ad altri legni non estremamente duri, ti può far percepire questo effetto di parabola, quindi una parabola abbastanza ampia, quindi diciamo che mediamente alta, medio alto, secondo come poi può essere abbinato, perché se è abbinato con legni molto duri, la sua parabola sarà molto più rettilinea rispetto a una parabola ampia con legni morbidi. E questo è dato dalla sua duttilità, perché si presta bene a qualsiasi tipo di, come dire, di intreccio, di abbinamento, anzi non di intreccio, di abbinamento di varie essenze. Ciò non toglie che si può anche abbinare per avere, per esempio, un legno che non sia con una parabola alta, ma io ci abbino sopra un legno sempre di Aius, ti faccio vedere. Ecco, vedi, questo è un Aius molto sottile. Qua stiamo parlando veramente di spessori molto sottili, eh? È sempre un Aius, però si usa come strato intermedio. Quindi se io volessi avere un telaio tendenzialmente sulla traiettoria un pochettino più rigida, devo cercare di trovare un abbinamento che possa neutralizzare l'aspetto naturale che ha l'Aius, che è quello di avere un arco abbastanza marcato. Quindi devo scegliermi legni duri per poter diminuire la traiettoria. Ma la peculiarità di questo qua è proprio l'arco alto. E per mantenere questo arco alto devo saper abbinare i tipi di legnami. Ciò non toglie che si possono fare anche legni, tutto legno, diciamo, senza fibre composite, ma anche dalla stessa essenza, quindi in purezza. Se abbinati per bene, riesco a mantenere una notevole velocità con un buon controllo, sia al tavolo che dalla media distanza, soprattutto per il controllo, perché è un legno che offre molto controllo. Devo dire che l'ha fatta veramente da padrone negli anni 80-90, perché aveva un controllo esagerato, esagerato. Quindi aiuta tantissimo ad fare i servizi perché produce molto spin, sia con l'effetto inferiore e sia in fase di apertura con il top spin, che si fa con estrema naturalezza e semplicità. Perché tu come puoi ben capire, sicuramente saprai già, nel nostro sport la semplicità molte volte tira fuori dai guai al 90% delle situazioni. Quindi avere un telaio che sia facile da usare è sempre un'arma in più, tra virgolette. Ti comporta soprattutto per i neofiti che si approcciano al tennis tavolo. Avere un telaio non estremo aiuta tanto per far sì che possa progredire nella sua qualità di gioco.
Quindi queste sono le caratteristiche principali che può esprimere l'Aius. Poi c'è da dire anche che si abbinava anche molto bene con le fibre, quindi carbonio, carbo Kevlar, fibre di vetro, perché lui è proprio duttile in una maniera incredibile. E a secondo poi come si abbina e che tipo di fibra si può mettere, lui può produrre sempre parabola media, alta o bassa. Lì è solo questione di saper abbinare molto bene queste varie essenze. Una cosa c'è da dire, che nonostante tutto sia un legno classificato come peso medio, quindi non alto e non basso, bisogna fare molta attenzione perché in un attimo si possono creare dei pesi notevoli, quindi bisogna fare molta attenzione perché fare un telaio che arrivi a 100 grammi con dell'aglio si fa non in fretta, di più. E a non tutti piace avere delle pseudoclave in mano, perché poi gestire il peso con le gomme che abbiamo oggi come oggi non è sempre facile. E comunque la sua peculiarità, riassumendo, facendola molto breve, perché poi potremo sempre sicuramente approfondire questo aspetto, basta che tu me lo faccia sapere, è questo, è avere un telaio che abbia struttura, e in questo caso l'Aius la dà, un telaio che abbia un tocco morbido e una buona permanenza di palla con un controllo molto elevato, e questo l'Aius lo fa. E avere soprattutto una buona produzione di spin sia inferiore che superiore, e anche l'Aius questo riesce a produrlo. E queste sono le caratteristiche principali e le caratteristiche base che può offrire questa essenza. Le mie considerazioni personali, se posso permettermi, sempre per quel che so e per esperienza personale sia da giocatore che da costruttore, se vogliamo, sono semplici. Telaio molto duttile che consiglierei veramente a tante persone per poter cominciare e per poter anche andare avanti nel tempo, secondo poi uno che livello riesce ad raggiungere. Però devo dire che si prodiga in assoluto uno tra i legnami per il controllo, ha un controllo veramente notevole perché la sua dote principale è la buona permanenza di palla sul legno. E devo dire che assolutamente è un'arma in più, un vantaggio in più, e non è una cosa da poco. Bene, con questo io mi fermerei qui perché poi potremo passare sicuramente ad altre essenze e come vedi già aver avuto l'occasione di poter vedere con mano e avere qualche dettaglio in più, spero che ti possa essere stato di aiuto. Adesso poi passeremo ad altre essenze e per il momento io mi congedo. Ti ringrazio e mi raccomando, seguimi. Ciao e buona giornata.